Aia. Preso. Chi ha fatto? Al contrario. Cioè, la guarda questo prima vedi colpito. Oh, però è figa come combo. No. Allora, qual è la domanda? Più che altro. Mi sto scherzando, cazzo. No, rifammi la domanda. Ha detto Manuel, se caso mai dovessi morire, ci dai copyright dei Bronze Time? Sono tutti vostri, raga. Però mi dovete fare un favore. Uno, dovete venire al mio funerale e dire che ero uno stronzo, perché sennò tutti a dire che ero una brava persona è brutto. E l'altro, siete incaricati di andare sul mio computer, prendere tutti i miei video hot con le persone conosciute e famose e caricarli una volta che sono morto. Caricarli? Okay. Sacrificherò il canale per caricare sui l'altra video faccia hot di Starsky. A posto, posso partire 3, 2, 1, vai. Bello a tutti, bronzine e bronzine, siamo di nuovo al Bros Time. Questa volta anche le prove audio e tutto quanto. Ragazzi, stavo già registrando con la musica sotto. Stavo già registrando. E come avete sentito, c'è già Vincent della Croix e Rick de Stoka. Grazie, grazie, ciao a tutti. Non solo ci esibiamo gratis, ci offende pure. Oh, ma lo quittiamo. User disconnected il premio channel. Ragazzi, siamo distrutti post Romix. Se volete vi raccontiamo pure qualche aneddoto durante la partita. Io veramente sto cotto. Cioè, io non ce la faccio più. E no, adesso sono bello fresco. Mi sono divertito anche quando siete venuti all'FK, al raduno di Manuel, è stato veramente bello. No, io non mi aspettavo tutta quella gente, cioè, più che altro. Perché soprattutto stando tutto il giorno allo stand, passava un sacco di gente. Non era tutta insieme come quando dici c'è sto le 4 e vengono tutti insieme. Era un continuo, ragazzi, cioè io sono contentissimo di questa cosa, anche se avrei preferito voi passasse il tempo a stalkerare le fighe. Invece è di stalkerare, siamo felicissimi. Comunque il nostro bronzino, oggi mi sentito un po' scarico, eh. Il nostro bronzino dove stiamo? Sono perso, è Gianna. Voi avete controllato rune e tutto, vero raga? Beh. Allora sì, abbiamo controllato, vi posso dire che Kha'Zix ha una bellissima lista nella spesa, nelle rune, ha tutto. Avete presente quando tu compri una runa per... Tanto vabbè, la storettata di Sporting... Grande. Ci sta. Era meravigliosa. Che... Ok, ho messo... E poi oltretutto, questa Miss Fortune... Guarda! Oh! Li stanno già perculando. Fanno già i BM, è appena iniziata la partita. Comunque posso dirvi che Udyr ha 32 di AP, perché giustamente lui si baserà sulla sua ulti, che è stata buffata. Miss Fortune ha giustamente il Deathfire Touch, perché sappiamo che il damage per time è molto utile. E Kha'Zix con il Bloodlust in giungla, guardalo, perché guardalo, si sa che non stacca. Sbirro infame. Udyr top, eh? Interessante Udyr come cosa. Udyr top. Udyr AP top, oltretutto. E tra l'altro hai visto come si chiama Miss Fortune? Baby Skill. Quanto deve essere brutto essere chiamato Baby Skill? Attenzione, ci va! Mi sforzo. Se lo stanno a mangiare, partono le summoner. Tutte le summoner sono già partite. Basta. Ne manca un po'. Guardalo. Lei se ne deve andare. Oh, grabba, ok, no. Cioè, i support si picchiavano fra di loro. Gli Edicari stavano fermi sul posto. Ragazzi, che sparavano. La scommessa, prima di tutto. La scommessa. Giusto. Cioè, il momento della scommessa. Guarda, io non ho ancora trovato qualche cosa che spicca, diciamo. Attenzione. A parte... C'è la gank però, eh. Ah no, invade. No, è un blef, si fa un giro. Cioè, sono ultra pushati, era una gank sicura. C'è Fizz che invade a red. Invade e basta. Invade attenzione, basta. Parte il fight. Guarda. Un po' di indecisione. Tutti fermi. La kill. Fizz nel frattempo sta... Cioè, è lì fermo? Sta aspettando l'altro jungler, giustamente. Cioè, poteva fare un gank sicuro. Da far tutto, da stellare red, qualsiasi cosa, niente. Ma mo non so quanto. Ma ecco, sta arrivando in botlane. Ragazzi, la scommessa prima della gank, così a freddo. Ah, io scommetto per questa Kyle, che ho visto che ha vinto 2 game su 13 da quando ho usato Kyle, quindi scommetto per lei. Io pure Blue, quindi vince ad attacchi. Io perché guarda, Pizza è bellissimo. È stato 3 ore fermo in quel cespuglio, ancora a livello 2. Ci va, ci va. Lo pistano. Cosa fa? 1v2, attenzione. È confuso. Attenzione, flash sul posto che disorienta. Guarda. Vabbè. Io non capisco. Il team non lo followa, ragazzi. Colpa io di Ash. Io intanto alzo un attimo l'audio del gioco. È stato 3 ore fermo. Attenzione, la gank top. Engage. Boom.
Oh, perché quel flash? Vabbè. Era spera minaccioso. Tu vedi un casino che si salta addosso all'improvviso. Visto che c'era il Bloodlust. Oddio, questo c'ha il sustain. Scappiamo. No, ragazzi, voi non avete la chat, vero? No. Io, come sanno tutti, ormai vetrollo che la potete mettere, me la sblocca la Riot solo per fa... che fa... Bronze Time. Fizz ha scritto, abbiamo una Ash noob. Ah, incredibile. Lui invece è stato molto bravo, invece. A Terenas danno le patch note prima, a te possono dare la chat sul canale di Bronze Time. Appunto. Come minimo. Vai, vai! Guarda Gianna come meno ti ha trattato. Gianna fa guarda, guarda, quello scoppiato. Misfortune è proprio triste, ferma. È un rischio, è un rischio. Attenzione, no, il nostro eroe flasha. Uno contro uno da fermi, proprio nessuno. Rischio, no, minion. Sono morti tutti in botte. Niente. Ragazzi, siete presenti quando te inizi a gonfiare e dici... Quando vai uno davanti all'altro con la macchina, quella cazzata che poi chi si sposta per ultimo, no? Praticamente sì. Stanno a fare quella, chi se ne andava per ma da Udi, cosa fa? Mezza cosa Emilia. Fa? È anche un livello sotto. I Emilia lo stanno a distruggere. Ci va! Su un campo. Che è nel melee, ragazzi, ovviamente. Kaitar è inesistente a questo elo. No, vabbè, si è vista con la misporto, no, era ferma. Infatti. Ma gli ADC sono delle torrette, non lo sapevi. Attenzione, vai, guardalo! Guardalo i danni! Il muro non serve a niente! Yasuo non ha capito che non è Il flash! No, no, quello come ha fatto a vincere due partite su. Ti ho detto freddezza. Che questa partita era quella fortunata. Ah, comunque non abbiamo detto una cosa che poi ci scrivono i Riot e ci ammazzano, Manuel, lo vuoi dire a te? È vero, no, ditelo voi, ragazzi, perché io sono scarico oggi. E io l'ho detto l'ultima volta, tu dici allora, Vince, vai. Allora, vai, Vince. Sei coglione. Tezio, guardalo. Il tornado. Miss Fortune si attiva. Niente, la prende, ci va. Il problema è questa Gianna qua, sa qualcosa con giusto Tom, secondo me. Su Gianna. Picchia più Gianna con gli attacchi che mi sforza. Sì, sì. Ma sei confuso, non è Braum, non è Alistar. Cioè, ci va proprio in faccia sta Gianna qua. Quando deve fightare 1v2 tranquillamente in mezzo ai minion. Dovrebbe avere lei le mai. Cioè, baby skill. Aia. Preso. Che ha fatto? Come al contrario. Cioè, guarda questa qua, vedi, è colpito. Oh, però è figa come combo. No. È il Deathfire Touch, ragazzi, l'ha punita. Vedi, cioè, è bello il Deathfire. La torre, ma la torre. Trust, ragazzi. È indiano. Vai, via, okay. Punito. Punito. Quanta tristezza queste azioni. Ragazzi, vedete, mi sporto, c'ha il Deathfire Touch, è stata punita, perché con quel damage per time lì, si è beccata la torre per quello. Tanto Yasuo è 22 di farm. È full vita, perché a Flesciano non è bello? Ci va, viene esploso. Vabbè. Sto Kennen non capisce il suo potenziale, secondo me, raga. Sì, infatti, ha un po' paura. Senza mana, non ha il flash. Cioè, però ora rischia. Q. Ok. E vabbè, dai, non ha trastato, non ha trastato. Attenzione, va aiuta il jungle, ormai si è stufato. Achilliso. Ma sono ancora al 4. Dov'hanno? Non c'è neanche la giungla. Dove va? Vanno a gankare la mid lane. Fanno una chiacchierata insieme. Giro per i boschi, sono andati a drogare. Il blu insieme. O forse vuole dare il blu a 3. Oh, comunque, sta Kyle qua, 61 di 62 di farm. È quella che ne ha più di tutti. Puntati, Kyle. Infatti, ragazzi, dove sta? Tipo, abbiamo scoperto uno che sta a boostare. Riot, controllate l'IP. Esatto. Insomma, io vedo che sta subendo un po'. Ah, comunque sta Kyle qua poteva tranquillamente farso, se avesse usato bene la ulti. Ma c'è il fight, comunque, c'è il fight. Ringraziamo Thresh per aver aiutato Fizz nel blu. Molto gentile esatto. Da parte sua. Che due livello 4. DC. Che ha fatto pure il saltino, so sicuro. Ah no, pensavo che avesse fatto il saltino sopra il muro. Sì, guardate tempo top. Come farma leggiadro. Ci va. Attenzione l'engage. Usala. Esploso. Ignite. Ormai... Ti lascia qui. Basta guarda come ha cercato di doggia. Già. Ce la fa, si salva. Si salva. Oh, lo stunna. E se ne va. Grandissimo. Eroe. Mamma mia, la maestria. La maestria. Più scordinato di non lo so, di Fernando Couto in un'entrata dietro. Mamma mia, il muro.
Io ragazzi ho detto staccare il qua, c'è la galera delle emozioni. Mamma mia ragazzi. Grande giocata di Udi. Scordinatissimo. Ma la Q non la usava proprio. No no, scordinatissimo, tempi rallentati, ma è stato Walter che è anche andato l'avversario. Ma mi sono perso, ma l'abbiamo detto che il nostro eroe è Gian? Sì, abbiamo detto all'inizio. Ah ok, a posto, io me lo sono perso. Bronzo è bello perché mi è venuto in mente adesso che il nostro eroe è Gian. Non è Gian. Ma è maschio o femmina? Perché sembra tipo Denise come nome. Sì, ti piacerebbe. Denise YouTube, ragazzi, iscrivetevi al suo canale. Mamma mia, tutti sul canale Denise YouTube. O scopriamo che è tipo un pro che c'ha tipo 100.000 iscritti. È bronzo. È 5. Bronzo. Oh, e c'hai il bronzo 5, so. Io comunque oggi sto scarichissimo, ragazzi. Ma dovete sapere che ho detto proprio... O non faccio shield bronze time, com'è che mi hai detto, Vince? No, ho detto se perdi poi la puntualità poi non la recuperi più. Sì, proprio da motivazione. Lo carichiamo noi, Vincenzo, lo carichiamo noi. Fizz che gank bot lane, si ferma dalla pink. Giusto. Poteva fare un gank bello che c'è mi sforzo un carry call. No, la pink. Attenzione, ci va! Dove va Fizz? Fizz ha abbandonato l'idea di voler gankare, è andato via. Attenzione, il flash, lì al... Rallenta! Ora Zara come piccia, come Kaita! Vai, si arriva tutti e due, arrivano tutti! Si possono vedere i danni inflitti alla fine game, vedere Gianna quanto danno AD ha fatto. Cioè, il saltino sbagliato! Perché Fizzelli quel quando Fizzelli non deve essere confuso. Lì? Quel Fizzelli è molto confuso! Attenzione, ci riprova! Ah, stavolta non diva! Stavolta non ci casca due volte di fila! Guarda il dive, ragazzi! Attenzione, il dive in bot lane! Sì, l'ulti anticipata! Niente, non è stata molto utile. Andate via, ragazzi! Oh! Non so quale meme fare, tipo immagine, o una Gianna con una mitragliatrice in mano, o un ultimo... Cioè, parte il daimone, ragazzi, il ghetto dei neri questo. Ci arriva! Eh no, stavolta esplode. No, stavolta no, ma muore di torre. No. Kha'Zix va dalla parte sbagliata. Kha'Zix sperava di passare inosservato, tipo, ehi, ciao! Che poi c'erano tutto il suo team lì, poteva andare da loro sul sicuro, no? Voleva scrutare nella giungla il rischio. Sì. Se no, non c'è il rischio, non è la stessa cosa. 17 kill a 11 minuti. Vabbè, così, dai. 4 bot lane tipo a 10 minuti. Oh! Perché? Gli piace il dolore. Gli piace il rischio. Comunque cresce ancora al 5. Che poi, ragazzi, a Romix un genio, un ragazzo ha portato uno striscione con scritto sono carichi questi bronzi con la Z rigirata. Che era riferita a Wally e c'ha scritto Volibear was here. Vi ricordate il Volibear che rigirava tutte torri e pink e World? Ah, sì. Cioè, quello... un cazzo di genio! Non ci ho fatto caso. Che poi all'inizio ho detto chi porta lo striscione gli faccio commentare il bronze time. Visto che sono stati in 4 in totale, ho detto preferite commentare il bronze time o fa proprio una partita insieme. E mi hanno detto una partita, quindi prossimamente vedremo una partita insieme agli eroi dello striscione. Ottima idea. Il gank! Il pesce! Tira la ulti e basta per farlo scappare, no? Glielo voleva far assaggiare. Assaggiare il pesce! Guarda di che sono capace! Oh! Guarda quanto mena! Stacca qua, si è svegliato! Oh. Oh. Il pericolo! Kyle contro tutti! No, ragazzi! E intanto! Ezione! Le forze dell'ordine! Oh Gianna lo salva! Oddio! Ezione! I miracoli! Vai Kha'Zix, puniscili! Puniscili! Il flash! Ragazzi, tutti a casa. Avevi ragione sullo smurf. È possibile che lei ha vinto 2 game su 13? Giuro, sullo skill ha vinto 2 game su 13 con un KDA di 2-7. No, no, raga, sta. Quello l'abbiamo scoperto, dai la libera a tutti. Attenzione, Kelly. Mena. Aia. Scusa. Attenzione, non bastano i danni? Attenzione, mamma mia. Il dodge. Oh, sta Gianna, raga. Ha salvato 2 persone. No, no. Ma la croce rossa. Denwis, nuovo eroe nazionale, ragazzi. Mamma mia. Assolutamente. 0 punti. Assolutamente. Anche se non c'è ancora le scarpe su Gianna, ma non importa. Non importa la passiva, Gianna. Lusa i flash per arrivare prima agli alleati, no? Non servono le scarpe, ci va direttamente di flash. Comunque sta Kyle veramente sconvolgente. Udia comunque sta giocando una partita a sé. Non capisce nemmeno lui perché il suo team sta vincendo. È coerente. Ci riprovano. Il top. Senza la ulti stavolta. Ah no, ce l'ha! Oh, all'ultimo! Colpo di scena! Vai! Mamma mia, ci sta regalando emozioni questa Kyle. È meglio quando giocano i smurf, ragazzi. Mamma mia.
Ultimamente è sempre la mid che c'ha il giocatore forte, l'Ecco, che sono tipo due Ecco di fila che erano tipo a carreare stavolta. Ah sì, come l'ultima. Guardalo, guardalo, è lui. Il... No ragazzi, scrivete nei commenti secondo voi chi è l'uomo partita. Ce ne sono tanti in questo game, veramente. Per me è Udyr, dai, dopo quella giocata. No, allora, c'è Udyr che è troppo figo. Posso chiedervi, che... ragazzi, secondo voi cosa si sta buildando questo Udyr? Non ma non ci importa, esaminiamo la situazione. Non importa, vai. L'hanno gankato. Attenzione, vai, si dà! Corri! Ghost. Buon viaggio! Morello, Morello! Si è dato, però ha un po' sbagliato strada. Ci va! Ma, non lo sa nemmeno lui! A combatte! Mamma mia, Gianna! Mamma mia! Bam. Si sacrifica! Si sacrifica! Quello... Lial! È il precisare! Non è nessuno! No, vabbè, io leftavo. Seri rossi leftavo dopo questa partita. Questo Udyr veramente si è salvato non so quante volte. Non dire, sta culo. Giocando un'altra partita, non lo sa manco lui perché sta vincendo il game. Va, la disfatta. No, mamma mia, ragazzi. È assurdo. Sono troppo contento. Guarda come spama la Mastery, come se fosse merito suo. È il primo bronze time dove li outplayano male, cioè che stanno perdendo malissimo. Così il tanto è sempre più combattuto. Però è bello perché in questo team c'è questo Udyr, il nostro nazionale Stoichelli che non ha mai visto la scritta Victory, non sa come è fatta. Secondo me è tipo uno che sta a giocare la ragazza al posto suo, gli fa, guarda, faccio io come si gioca. Sempre sta cosa, eh. Ah, ma guardate la build di Thresh, cosa notate di strano? Ah beh, le scarpe non ce le ha, c'ha quel fantastico Zeke. C'ha lo Zeke, lui fa una build alternativa, si li vuole distinguere, non ha fatto nulla. E c'ha anche le rune attack speed, ricordi? Ho scoperto perché Udyr non usa la Q. Secondo me ci ha bindato la maestria sulla Q. È vero, la spamma subito. Che stanno aspettando questi qua? Ah, stanno... non è guardato. Non è nemmeno guardato, ma ora se lo sentono. Ha intuito. Qua! Come l'ha fatto? Come l'ha fatto? Ragazzi, stanno cittando quella di sera. Oh, danni. Prendilo il blu, altrimenti dai, te flash. Belli al. Ok, mo stai esagerando. Sul posto sbaglio quello, sì. Era lui. Sì. Mi dispiace. L'abbiamo sporto che ha mirato Gianna. Oddio, se no, non si sa. Okay. No, Thresh attack speed. L'attack speed di Thresh, ragazzi, la vedete? No, ok. Vai Thresh. Fagli vedere l'attack speed. No, perché? Perché? Ma aveva capito la superiorità, si è fatto uccidere, dai. Cioè, non ha avuto così. Senso. Guarda i danni, questa cara. Fair play. Oddio. Ha fatto mezza lane di salto. Un trattore, ragazzi, non fermo volevamo nessuno. Volevamo vedere zigzag anche lui. Ha imparato dal maestro. Però non è una skill shot. Sia il suo qua, 1-5, 75 di farm. Attenzione, Thresh col doppio buff. Guardate l'attack speed, ragazzi, la vedete l'attack speed di Thresh? Quanto è potente. Con double buff il blu. Guardalo, guardalo. Ci va. Perché fa... Dove va? Cosa sta facendo? Lo fa scappare, vedi? Guarda, io so come reagisce. Mi sta troppo interessante. Allora, sta partita è stranissima perché è piena dei personaggi, mettiamola così. Ce ne sono troppi. Udyr con la loro face. A parte le 20.000 kill, ci sono troppi... Adesso c'è sempre un personaggio che caratterizza il Bronze Time. Questo episodio è fantastico perché è pieno. Cioè... Ogni personaggio ha qualcosa. Ognuno di loro ha qualcosa che caratterizza. Tipo Kha'Zix che arriva solo alla città. Con la Duskblade. Subito dopo attenzione, la giunga. Ci va, è partito. Partito, eccolo. Fagli sentire la Rune Phasis. Metti la maestria, Yasuo. Eccola. Eccola. Rimane lì a fare la torre. Vedi. Non si sa perché ha avuto il fenice, però ho sbloccato la Tiz cura. È la persona più inutile che abbia mai visto. E ha insultato pure Ashe, attenzione. Niente, loro fai da oltranza. L'ultimate missata di Ashe. Via col vento. Udyr ci ha provato. Ah ragazzi, non so se avete notato la build di Fizz, che non ha nulla, nemmeno l'item da jungle, c'è soltanto il macete, però vuole buildarsi subito il Rabadon, così. Vabbè, ci sta. Io ho sbagliato, raga, nel top. Chiedo pardon. Sì. Ah. Cioè, io voglio dire se ce li sta il tizio che rifà la conta dei flash, cioè a quello un giorno gli devo pagare la cena. Ha contato tutti i flash nella partita. No, non è, cioè l'ha fatto anche altre volte, giusto? Sì, l'ha fatto un'altra volta. Attenzione, mamma mia, lo squalo. Che bullo! Rimane lì. Oh. Scontro tra support. No. Attenzione, ci va. Gianna è sempre in posizione. Vabbè, con sto Kha'Zix qua. Ulta Gianna, ce l'hai.
Ma non serve. Ok. Guardalo, guardalo Thresh come lo brama. L'attack speed non bastava, Thresh. È ben AD carry sta Gianna, perché è strano che auto-attacca così tanto. Cioè, carita proprio con l'attack move. Diciamo che è un bronzo 5 molto bravo, merita di stare sopra. Sì, il problema... Mettigli Fizz e Ashe nel team suo avrebbe perso. E quello è il problema, poi fa troppo poco la differenza. Cioè, il saltino è proprio quello... sul Gromp. Niente, il Wildball è così. Guarda i danni! Fa bello. No, Sakaid è forte, guarda là. È impazzita, cos'è? Ragazzi, senza parole. Ma è strano che quello ha preso 5-0 punti ed è così bravo. Quella è 2-13 ed è così brava. È un game di Smurf, secondo me. Soprattutto anche su Kha'Zix qua. C'è un Gon Blood, Kha'Zix, ragazzi, ha giocato in 3 ranked, quindi... è un po' così, Poi vediamo, Yasuo first item l'ha Malmortus, giustamente. È sicuramente quella che ti permette di sopravvivere da Kyle. Anche perché il loro team è pieno di AP, capisci? Sì, anche perché non c'ha modo di far danno sto Yasuo qua, proprio l'apoteosi dell'inutilità insieme a Fizz. Ma dovrebbe farsi la Guardian Angel. Lui muore 2 volte almeno, sai. Cioè Thresh che si sta buildando la guarda del giusto come secondo item. Non so. Alla fine vuol dire che voleva fare con quella. Ah, si è fatto. Ah, giustamente AP si è fatto il Rod of Aegis. E le scarpe attack speed, giusto. Cioè bene. Addirittura il drago. È un Azir. È un Azir che non smette di sognare. Vabbè. Guarda, si faccia a faccia. Ce la faranno ucciderlo, ma che cosa sto dicendo? No ragazzi, vai, distrutti vai. Proprio. Addirittura flash per rubarsi la kill. Guarda, boh. Può distillare le kill, cosa fa? Come Super Mario, con i salti. Ecco che vuole... Eccolo, è partito, fagli sentire il Bloodir. Mamma mia. Di prima. Lo scaling AP. Ragazzi. Il Bloodir. Ci crede Ashe, ci crede, guardate come ci crede. Ashe. Vabbè. Non sa manco lei perché. Ah, capo. Dov'ha? Ragazzi, sono confusi. Il danno AP, lo senti AP? Mamma mia, la maestria. Ecco la mastery. Cioè, ragazzi, Sudir passerà la storia come il più sculato debbo. Con 4 kill participation non so neanche quello che non vorresti mai avere contro. Perché ti fa incazzare come una bestia, la maestria, ti salva. Questi stanno incazzati come le bestie, questi le Gianna è ferma, che sta facendo? Sta scrivendo qualcosa? Mamma mia, 15k di... Ma scritto un po' noiosa, ci credo, stai a vice... Va. Vabbè, Legendary, non si è mai visto in Bronzo 5 un Legendary, ragazzi. Non so manco cos'è. Vabbè. È stato un po' un game molto disfatta. Intenso. Esatto. Almeno lo caricherai molto presto. Lo caricherò presto, riesco a pranzare in più, come abbiamo detto è stato bello perché è pieno dei personaggi. Attenzione, il salto di lato. Kha'Zix ci lascia, Guarda quest'altro! Intanto arriva Kyle, la sita tutti, 2-3, via, fuori. Ti sta, Misfortune. Guarda, zazza. Guarda, dai pone. Dai va, non dai va, cosa fa? È decisa. Oh, non finisce qui, ragazzi. Arriva Udi, raga. Si è preso un po' di torre anche lui. Spamma la maestria, Udi, spammala. Attenzione. Vai, Udi, vai, è partito. Niente, manco l'assist. Vabbè, vincono quindi. Mi sa di se non ha proprio nessuno per difendere, quindi... Sì. Attenzione, guarda, nessuno demorde. Ha missato la Q, perfetto. Ok, già provato. Boom. Che cazzo, è un poco più in là, stunava sotto torre. No, non finisce qui. Cioè, ci vanno, sono convinti. Vai, lo Fizz, fa. Vai, Fizz. Ciao, Fizz. Vogliamo il pesciolone. L'ha provato. Niente. Fizz che ha finito soltanto a Rabado nelle scarpe col Dark Action e basta. È utile spammare la Mastery perché cioè, è molto bravo lui. È troppo divertente perché loro vanno a rompere le torri, poi li cacciano, poi ritornano. Sono tipo a attenzione però. Attenzione. Mamma mia ragazzi. Niente, ma è una gioia. Ma è una gioia questo. Come dì. Si lancia sul niente. Vai Udir. Vai Udir, fagli vedere la mastery. T'ha pure aiutato Thresh. Grandissimo. Vai con l'attack speed, vai con l'attack speed. Ha la mastery da morto Udir ragazzi. Ma sto fight non finisce mai. Ragazzi è infinito, la lotta per il Nexus la chiamavano. Spawn Flash. La confusione. Fizz ha fatto una kill, come ha fatto? È la terza kill, non scherzare. Ma è un po' che non la vedevo. Buono, dai, potrà comprarsi un altro Rabadon. Io ragazzi, sta telecamera e sul Nexus da 5 minuti. Ma il bello è che io mi sto per addormentare, ho detto sto cottissimo.
pur di non farlo uscire in ritardo, lo sto a fare in condizioni pessime. Ormai io sento fatto bene, è un buon game. Però mi sento a voi che parlate, ok? E praticamente è come se io mi sto a guardare il Bronze Time. E lo sto a commentare, me lo sto a guardare però prima, in diretta. Guarda, io ti dico una cosa, Manuel, se mai arriverai in promo per Diamond, no, ma noi ti facciamo il Bronze Time sulla tua promo. Ma non sto più a giocare, calcola, hai visto quando abbiamo fatto la partita all'FK, allo stand? Sì. Ho loggato e mi fa, sei stato demotato a Platino, non mi ricordo se 4 Platino 5, 4. Per l'attività. Tutto live. Tutto mia, live. Ragazzi. Il primo anno di Romix, sul palco salgo, loggo, sei stato bannato. Che cazzo? Quest'anno... Ma è una gioia. Sei stato demotato. Se sta scemiando l'ultimate, l'ambito al... della bandiera. L'ambito seguite al Romix. Seguite la mappa, ragazzi, seguite il suo viaggio. Molto bello. Ragazzi, mi sei vanno a chiudere. Trash si è fatto le mobility al minuto 20. Trash lo aiuta semplicemente. L'ultimo fight, Trash immortale. Difendetelo! Hanno ucciso Kyle, ci credo! Oh. Ci credo! Oh, sono 3 contro 1, ragazzi. Per ora. Gianna Tank. Se si svegliasse? Guarda Gianna Tank. Se Kennen si svegliasse, riuscirebbero anche a difenderlo. Kennen AFK. Vabbè, ragazzi. Perché nessun game a bronzo vince 5 contro 5, utile scrive GG easy. Ragazzi, è proprio bullo. È proprio bullo. Questo game termina qui 69 kill a 25 minuti. Ringrazio Vincenzo e Rick per avermi fatto non ho mai vinto un game, mai una scommessa, mai. Mai. Niente, mai una gioia. Vado a mangiare, bella. Ciao ragazzi, un po' come questo Darius, la logica è la stessa. Sì, ci va. Guarda, non so se vedete il danno nel tempo, oltre al sorvegliamento anche del Deathfire Touch, ragazzi. È quello. Guarda, la turrettata c'è sempre, in ogni trade. Un attimo.